Ciao Sagittario, benvenuto sul mio YouTube canale The Italian Style Tarot, benvenuto su questa lettura per settembre 2024. Ti chiedo, Sagittario, non far forzare questa lettura, se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box qua sotto. Iniziamo che, no. Vediamo che succede per te, Sagittario, se è un sole, un ascendente, una luna, un venere, qualunque pianeta su questo segno, può essere questa lettura può fare per te. E vediamo. My love team, per favore, datemi per il mio Sagittario. Cosa Sagittario si può aspettare per questa lettura per settembre? Sei di coppe, tre di coppe, la stella, il mago, la regina di coppe per l'ostacolo. Wow, gli amanti, per cosa non vedi? Il risveglio per cosa si può aspettare? Wow, è il mondo, c'ha un casino di Major Arcana. Il re di Denari sotto il mazzo. Hai 1, 2, 3, 4 e 5. 5 Major Arcana, non sono pochi, Sagittario, non sono pochi. Allora, subito ti posso dire, un gemelli, un scorpione, acquario e toro. Adesso non so se hai tu questi pianeti. Molto forti nel tuo tema natale, o hai a che fare con uno di loro? Questi sono i segni adesso un po' così. La cosa prima che devo dirti, non so perché devo dirtela. Questa è dopo una separazione, non so se separazione fisica o energetica. Può essere anche che non hai mai conosciuto questa energia, Sagittario, questa persona, questa che non hai mai visto questa persona, però è come che te la ritorna del passato, no? O è stata una persona molto importante per te nella vita precedente, se credi nelle vite precedenti, no? Non te lo direi, io ci credo, è giusto dirtela, però se non ci credi va bene anche così. È come che quando la fede tocca il destino. Esattamente, o il destino ritocca la fede. Quando ci sono due forze, Sagittario, che ricominciano, quando le frequenze sono giuste per tutte e due, e la riportano, le frequenze, queste forze riuniscono, si devono riunire, è come una cosa magnetica, no? E deve essere magnetica. Destino tocca la fede, fede tocca il destino, come darei una cosa quasi veramente che no, non voglio dire che eri in cerca, ma tu come lo sapevi già nel passato, Sagittario, che è fede, è destinataria o è un destino, nessuno te la può toccare, anche se verrà dopo, per dire, 10 anni, però sai che quella cosa è tua, quella situazione, quella persona è tua. O siete destinatari, siete destinati a stare insieme, no? Cascasse il mondo, anche nell'altra parte del mondo. Perciò può essere che è una vita passata, però può essere anche una persona di questa vita, che è come una frequenza che non era giusta nel passato, Sagittario, non era giusta, corretta per in quella circostanza, situazione, invece adesso le forze si possono riunire. Vediamo dove ci porta e perché me la dimostrano così forte e tanto potente questa lettura, devo essere sincera. Ma fino adesso è bellissima, però vediamo perché. Dammi, perché io poi sotto sotto, quando vado a clarificare, vedo delle cose che naturalmente non potrei vedere. Questa è la base, no? Della lettura. Allora, tre di denari, asso di coppe e il due di bastoni. Il re di denari lo porto qua sotto il mazzo. Quando non siamo così decisi, Sagittario, delle nostre opportunità, o quando ci chiede qualcosa qualcuno e noi diciamo sì, un giorno, o perché no, o invece dire certo, subito, quando? Certo, sono pienamente dentro, sono pienamente d'accordo. Ok, prendo, spacco, facciamo, diciamo insieme quello che è. Tu me la presenti più, vediamo, vediamo un giorno, no? Non so cosa, perché me la dimostri così, è più,
Non la voglio vedere, non voglio dirti che eri timida o mi porta un'energia timida, timida. È come che dovevi realizzare, o era una frequenza nel passato che dovevi realizzare o sei dentro o sei veramente fuori. È qualcosa che si è chiuso, si è sigillato, no? E come che dovevi capire o stai capendo di una frequenza del passato alla posizione che ti ritrovi oggi? E si parla di cuore, di nuovo. E si parla di cuore, eh? Dammi la stella. No, non siamo. Non vuol dire robot. Là il carro sotto il mazzo. Non possiamo pensare che possiamo farci. Che possiamo fare tutto e tutto, che siamo indistruttibili, Sagittario, non possiamo pensarla così, tipo, tanto ce la faccio, tanto andrò avanti. È sempre buono essere positivi, per carità, Sagittario, non è quello, però avere la prepotenza di sapere tutto, di avere la prepotenza di pensare, di gestire tutto. No, perché ti era pesante qualcosa nel passato. Adesso non so quale passato si parla, Sagittario, eh? Però dovevi imparare e credo che ti sei, è come che sei stato costretto alla fine, o costretta di essere in quella frequenza di essere più vulnerabile, di accettare anche quando una cosa non ce la fai, che è difficile, di essere, può essere anche improvvisamente solo o sola a maneggiare, no? Come già detto, non siamo robot. Dammi 6 di coppe, 7 di denari, 10 di denari, 8 di denari, dammi il 3 di coppe, 4 di denari, la giustizia e il 2 di coppe. L'appeso sotto il mazzo. E beh, già ti stai prendendo un po' di tempo, Sagittario, già essere sincera. O poi sei anche un'altra frequenza, eh? Puoi essere anche un'altra energia. Sagittario, tu sai, può essere anche diverse le energie, per carità. Però questa energia che sto leggendo, devo puntartela a te, perché la tua lettura, puoi fare quello che ne vuoi, come ho già detto prima, all'inizio della mia lettura. Però questa è. Diciamo che sei tu. Non è che ti contraddici, la vedo qua che il destino è fede, destino, però è come che ti aspetti qualcosa anche di. No, no, è che ti aspetti. Ah, non so come te la posso spiegare. Non è che ti aspetti, però è come un po' la veda, dovrei fare un po' al modo mio. È come che per te è logico o è logica la cosa che così ti andrà bene, ma perché? Sei quasi un po' troppo convinto, Sagittario, perché sei convinto? Mi dimostri come sì, ma è così, sei un po' convinto, perché c'è questa convinzione che ti andrà bene? Ti andrà bene, la vedo qua, c'è cioè bellissime carte, poi vado avanti, però la convinzione non mi piace, quando siamo convinti di qualcosa che andrà tanto bene. Se siamo motivati e siamo positivi è totalmente un altro discorso, Sagittario. Io non voglio dirti quello, però tu me la perché mi porti il 4 di denari e tipo, tanto so che andrà bene. Sei un po' troppo convinto. Perché non vuol dire perché se per te è giusta e per il resto del mondo è anche giusto, no? Sai cosa voglio dire, no? Io spero di sì. Perché sei così convinto o convinta? Sì, perché c'è amore, ok, amo, io sono veramente per questa energia, ho capito. Ma non deve essere scontato che anche per l'altra energia è così. E se non so l'altra energia come ti risponde, però quando qualcuno è troppo convinto perché andrà bene. Ci sono dei segnali, warning signal, no? Perché me la presenti così convince? Vediamo. Dammi il mago.
otto di coppe, asso di bastone, no, e se no non è per me, asso di spade sotto il mazzo. O si fa in modo mio o me ne vado. Di nuovo, ho capito, all'amore c'è tanto amore qua. Ma non vuol dire perché sei tu pronto o pronta che anche le altre energie o altre persone o un'altra persona deve essere pronta al tuo alto livello no, di essere pronti. C'è un po' di... devo essere sincera, hai un po' di aspettative, Sagittario. Di nuovo, non confondiamo la positività, la motivazione con la prepotenza. Prepotenza? Prepotente, essere prepotenti, no? O perché è scontato che è così. La regina di coppe, la torre, sei di bastoni e cavaliere di spade. Perché tu mi spieghi tantissimo, quando una cosa è mia, la sento mia ed è mia, abbiamo capito. Ma hai chiesto l'altra energia come si sente? Quella è l'unica cosa che ti chiedo, Sagittario. Se sei tu. Dammi gli amanti, il risveglio di nuovo, la regina di bastoni e il cavaliere di bastoni. Ma tu sei pienamente full in. E chi ti ferma più, Sagittario? Ma per carità, ma che Dio ti benedica, se sei così convinto, convinta di andarti a prendere quello che è tua e la vuoi veramente, perché tu sei convinto e il tuo cuore ti grida quello, il mondo di nuovo, e perché non vuoi perdere tempo, l'ho capito questo. Sei pieno di passione, in questo momento, poi a settembre ne parliamo, sei pieno di passione, Sagittario, per carità, ma... L'unica cosa, di nuovo, non te lo dico più, Sagittario, come risponde l'altra energia? Ti sei mai chiesto? Quello che sei tu va bene, ma non dobbiamo mai essere blind, no? Come si dice blind? Blind è quando sei... Non mi arriva, mannaggia. Blind è quando sei... non ci vediamo, no? Dalla felicità, dell'amore. Perché per noi è normale che così e sia giusto così. Aspettiamo sempre gli altri anche come ci rispondono, no? Come vogliono gli altri. Non so perché mi viene così forte. All'altra energia io non la vedo. A te ti vedo tanto convinto o convinta, ma ancora non vuol dire che è sbagliata, ma per carità, di nuovo. È perché questo 4 di denari non mi convince, non mi convince questa torre nell'ostacolo. È come che è normale che anche l'altra energia ti risponde come rispondi tu. E quelle sono aspettative. Dammi il risveglio. Finalmente. Ah, meno male. Ero in stress. Ero in stress a spiegartelo. Sei di coppe sotto il mazzo, lo prendo anche qua. L'appeso, il sole e il ragazzo di Nari. Ho capito che è fede, la fede tocca il destino e il destino tocca la fede, che questo è destinataria, che questo è il destino, chiamiamo come vuoi, Sagittario. Ma datti una calmata. Stavo anch'io andando sotto ansia. Sei destinata a quello che ti sto provando a farti incuccare, Sagittario, io poi vi voglio bene, tutti voglio bene, per farvi, se questo è destino, tranquilla o tranquillo, arriverà tutto a suo tempo. Se hai aspettato decenni o hai aspettato una vita per questa energia e in tutto un tratto ti arriva tipo, ah, finalmente questa è mia o è mio, che ti assicura? Qualche, diciamo energeticamente, qualche ora in più o qualche giorno in più, ormai che ti costa? Tranquillo. E poi vedi, man mano che vai avanti, che anche l'altra energia sa quello che vuole. Io spero che mi capito, Sagittario. Perché io vi conosco. Quando voi siete pieni di passione, chi vi ferma più? Siete un torero.
Chi vi ferma poi più? Dammi un consiglio. Tu di nuovo, no, dov'è la temperanza? Pensa, no, fammi abbia finito. La temperanza è 3 di denari e il 9 di denari è il carro sotto il mazzo. Eh sì, perché non vuoi perdere tempo. Hai già visto abbastanza, no? Però di nuovo, lo capirai quando sei in questa avventura. Io credo anche per imparare a avere più pazienza, che quando è tua, è veramente tua e nessuno te la porterà via. Io spero mi hai capito, ma io credo sì. Questa è anche viceversa, Sagittario, però credo, io ho la sensazione, non so perché, che questa è la tua lettura, però vedi tu. Sagittario, grazie mille, un like se ti è piaciuto, noi ci vediamo molto presto con la mia lettura. Ve lo tanto bene,